Buongiorno a tutti e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Leggiamo insieme le notizie di oggi, venerdì 4 settembre. Iniziamo con il quotidiano del Molise. Nube tossica sul nucleo industriale, pauroso incendio distrugge deposito di stoccaggio di rifiuti della differenziata. Pozzilli, carabinieri indagano sul rogo, ore frenetiche per vigili del fuoco e agenti della forestale. Ancora cronaca, tentato omicidio a Sepino, spara una fucilata al fratello dopo l'ennesimo litigio. Isernia, tempi duri per il sindaco che perde 3 pezzi da 90. Tutto ciò avviene alla vigilia della votazione per il bilancio e l'EGAM. Nel taglio alto si parla di trasporti, Frecciarossa, commenti unanimi insieme per la difesa del Molise. L'EVA non può finire così. La segreteria regionale del PD ha annunciato di volersi rivolgere direttamente al presidente Renzi. Continuiamo con il taglio basso. Barbagallo, sfruttare al meglio le opportunità dell'area di crisi, altrimenti alziamo le barricate. Ieri a Campobasso il segretario nazionale della UIL. Continuiamo con lo sport. Serie D, Campobasso, cresce l'attesa per l'esordio, terminati i lavori allo stadio. Ancora Serie D, Isernia, 5 reti nel test amichevole con il Macchia, biancocelesti, carichi per Matelica. Passiamo all'eccellenza. Termoli, la prima si giocherà sul neutro di Guglionesi, il Cannarsa è al momento indisponibile. Continuiamo con le notizie di Futuro Molise. Incendio Pozzilli, la recuperi Molisani SRL, titolare dell'impianto in cui si è verificato l'incendio, tranquillizza la popolazione. Preoccupazioni per la popolazione che non è stata informata dalle istituzioni sull'eventuale pericolosità di quanto avvenuto. Campobasso tenta di uccidere il fratello, 61enne, volevo solo spaventarlo, dal carcere si difende, era venuto di nuovo ad aggredirmi. Isernia, Brasiello, go home, c'è il rischio che il sindaco finisca qui il suo mandato. 3 consiglieri lasciano il gruppo del primo cittadino a pochi giorni dal voto sul bilancio di previsione. Proseguiamo con la lettura dei titoli di primo piano. Molise, anche qui si parla dell'incendio di Pozzilli, deposito di rifiuti distrutto dalle fiamme, rabbia e allarme tra la popolazione. L'autunno caldo della UIL pronta pure allo sciopero generale, l'annuncio in occasione della visita di Barbagallo che incalza il governo, il Sud ritorni nell'agenda politica. 3 fedelissimi prendono le distanze da Brasiello a Isernia e di nuovo crisi. Litiga col fratello e gli spara, arrestato e accaduto in una contrada di Sepino. La vittima ha 61 anni ma non è in pericolo di vita. Nel taglio basso si parla dello zuccherificio del Molise, spunta un compratore, una cordata anglo-tedesca decisa a investire 50 milioni, intanto c'è l'ok dei creditori al concordato Gamma. Campobasso, vivi la tua città tra rilancio del commercio ed eventi per tutte le età. L'assessore Colagiovanni anticipa le novità del 12 settembre. Proseguiamo con lo sport. Campobasso, il lupo si presenta ai tifosi. Selvapiana, ora è agibile. La Samb resta nel girone F. Vediamo il campionato di eccellenza. Lavori al Cannarsa. Il Termoli debutta sul campo neutro di Guglionesi. Pallacanestro, Serie B, Vasto si aggiudica il test amichevole contro l'Isernia. Continuiamo con i quotidiani locali, leggiamo insieme la Gazzetta del Molise. L'Oscar del giorno viene assegnato a Corrado Di Niro, presidente dell'ACEM, mentre il tapiro del giorno va ai Sabusco Brothers. Regione assente, sarà sciopero generale. La UIL continua a chiedere programmi. Scorriamo, andiamo a pagina 2. Sandro Arco, ovvero la resistibile ascesa di un eroe dei nostri tempi alla Fondazione Molise Cultura. Garanzia Giovani Molise, gravi ritardi e inadempienze. Il movimento Casa Pound accusa l'ambigua politica della regione.
A pagina 3 troviamo la UIL, ieri la visita del segretario nazionale, sciopero generale, magari unitario, nessuna risposta sulle vertenze aperte. Apprensione per l'utilizzo delle risorse in arrivo con l'area di crisi, la UIL non molla. Si parla anche dell'EGAM anticipa la privatizzazione del sistema delle risorse idriche, l'intervento del consigliere Michele Durante. Continuiamo con Informa Molise. Ecco la pagina di attualità, il D-Lang Jazz Festival, Cohen e Zurzolo chiudono la manifestazione a Campobasso. Simposio 2015, ricomincio da 4, l'evento culturale realizzato da Overture. Rocchetta a Volturno, domenica 6 settembre, il primo trofeo di ricerca tartufo a tempo per cani di ogni razza. Incendio a Pozzilli, la recuperi Molisani SRL, gestore dell'impianto, precisa. 330 giovani per il servizio civile targato Agorà, si parte il 7 settembre. Molise 2020, appuntamento col futuro domani a Oratino, l'evento del forum della sinistra giovanile. E in ultimo, iniziativa diocesana sul creato e turismo 2015. Leggiamo adesso i titoli della stampa nazionale. Iniziamo dal quotidiano Libero. La foto del bambino morto, ipocriti, questo è il titolo forte scelto dal quotidiano. Pubblicano un'immagine shock per far credere che a uccidere gli immigrati è chi si oppone all'accoglienza senza regole, ma quel piccolo ce l'hanno sulla coscienza loro. Fuggiva dall'ISIS e da una guerra che proprio la sinistra ha favorito e non vuole risolvere. Il manifesto Niente asilo. Scorriamo, vediamo la foto, la caricatura del sindaco di Roma, Marino, eppure indagato. Roma lo fischia al voto, rientro amaro per il sindaco. Sotto l'aereo Ignazio trova la scorta e l'avviso di garanzia per la sua sparata. I politici di destra tornino nelle fogne. Vediamo le notizie del taglio basso. Che barbarie, la Scala in sandali e maglietta. Il sovrintendente apre allo sbraco. Un errore. Che idiozia il calcio col cartellino buonista in Serie B, sperimentano quello verde. Continuiamo con i titoli della Gazzetta del Mezzogiorno. L'autostrada sa da fare, l'assessore regionale Giannini in cantiere, l'asse tra la 14 e la strada statale 16. Signorile, il mio piano prevedeva anche la tratta Taranto-Lecce. Coro di sì all'appello della Gazzetta per il nuovo collegamento viario da Bari fino al Salento. Migranti via le quote, sanzioni per chi rifiuta, Londra accoglierà migliaia di siriani in più, Pittella, i muri non servono, basta egoismi. Nel taglio alto la strada pedonale fa litigare PD e De Caro, Bari, consigliere municipale, ricorre al TAR. Nel mirino la chiusura al traffico di una via al Libertà. Asse tra Emiliano e Fitto, incalziamo Renzi sul sud, il sottosegretario Cassano, io con Alfano, il mio amico Matteo, non ha alternative. Nel taglio basso si parla di vigne svendute in 6 anni, persi 800 ettari, 200 in 3 mesi, il Negramaro del Salento diventa Veneto e Prosecco. Concludiamo con le notizie sportive, leggiamo insieme i titoli di oggi, di questo venerdì 4 settembre, della Gazzetta dello Sport. I rossoneri vincono a Mantova 3-2, il Milan si gode Balotelli, gol e assist è tornato. Gagliani, Mario, eccitante, Mihajlovic, problemi ovunque. Neroazzurri invece KO a Lecco 2-1, Inter che figura, la difesa fa acqua. Europeo, brutta nazionale, ma ora è prima nel girone l'Italia in braccio a Pelé. Ci pensa sempre il centravanti che riesce a domare Malta con un tocco di gomito. Conte, sono contento, contava solo vincere. I nostri avversari, frenata la Croazia, si blocca Perisic, bella Norvegia. Belgio-Bosnia, derby romanista, Dzeko va in rete, vince Nainggolan. Il retroscena nel taglio basso, quella notte
notte in cui Pogba disse no a Mu e scelse la Juve. Formula 1 Monza, Vettel, voglio il podio, Mercedes da paura, Hamilton si fa biondo. Basket europeo, l'Italia ci crede all'interno, un inserto speciale. Bene, chiudiamo con questa notizia la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, vi lascio ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Io quiero que estés al mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Yo quiero que estés al mundo que conteste. Chiudi le tue vacanze all'Happy Family. Da venerdì 4 settembre a domenica 6. Formula tutto incluso. Soli 100 euro per persona. 3 giorni e 2 pernottamenti. Goditi gli ultimi raggi di sole dell'estate 2015. Sabato 5, notte bianca, a mezzanotte bagno in piscina. Buffet a sorpresa. Happy Family. Da noi sono alte solo le temperature. Previsioni del tempo per venerdì 4 settembre. L'alta pressione comincia a perdere lentamente energia. Ne consegue un graduale aumento della nuvolosità, specie al pomeriggio tra Molise e Basilicata, con rischio di qualche piovasco lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole, variabile o di brezza, con mari quasi calmi o poco mossi. Temperature senza particolari variazioni, sia nei valori massimi che nei minimi. Campobasso minima 19, massima 26 gradi. Isernia minima 20, massima 28 gradi. Termoli minima 24, massima 28 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.